Nelli, lei le strade le rattoppa, come fa? A chi gli dà i soldi per rattoppare le strade comunali? Non è che abbiamo tante risorse per farlo, però noi i soldi li troviamo nel bilancio comunale. Ovviamente anche i comuni hanno subito tanti tagli di trasferimenti dallo Stato, perché in questi anni è successa una cosa molto semplice. Lo Stato è tornato ad accentrare a sé tantissime risorse economico-finanziarie e i comuni sono stati trasformati in semplici gabellieri il più delle volte. Quindi diventa sempre più difficile assicurare quei servizi pubblici essenziali. Posto che ci sono poi situazioni e situazioni, nel nostro comune riusciamo ancora a farlo. Nel bilancio di quest'anno, ad esempio, abbiamo stanziato un bel po' di risorse per ricominciare a fare quella manutenzione di strade, marciapiedi, parchi, aree pubbliche che da tanti anni mancava. Quindi comunque sia c'è oggettivamente un problema di equilibri, di risorse economico-finanziarie nel nostro paese. Cioè ci sono sempre più spese, abbiamo visto in questi ultimi anni che la spesa pubblica ha raggiunto i record storici, ma nello stesso tempo non è stata utilizzata per i servizi locali. Viene sempre più utilizzata per pagare il debito. Lo so, siamo un paese tecnicamente fallito. Sì, siamo un paese tecnicamente fallito. Un debito mostruoso.